Cari telespettatori, ben ritrovati a Conoscere i funghi. Oggi parliamo di un'altra specie boletoide, in particolare del Boletus luridus. Il Boletus luridus è una specie molto diffusa e abbastanza precoce. Diciamo che ogni stagione è una delle prime specie che compaiono prima al margine dei boschi e poi anche all'interno dei boschi. Il fungo si presenta con questa colorazione brunastro-aranciata, bruno-giallastra, abbastanza caratteristica, ed ha una superficie asciutta, opaca, quasi feltrata, quasi vellutata. Il portamento è tipicamente boletoide, quindi il cappello è inizialmente emisferico e poi diviene convesso e a maturità può spianare, talvolta addirittura avere il margine che ripiega verso l'alto. Nella parte inferiore del cappello troviamo una superficie a tubuli che è caratteristicamente rosso-aranciata nei funghi giovani e poi però con l'età tende a divenire un po' più chiara e a evolvere verso l'aranciato brunastro. Il gambo, che è tipicamente un boletoide ma meno obeso di altri boleti, un po' più slanciato diciamo, presenta un reticolo caratteristico sulla superficie che è un reticolo a maglie piuttosto allungate in senso longitudinale. Tutto il fungo, sia la superficie del gambo, sia la superficie del cappello, ma anche sulla carne, presenta un viraggio al tocco, un viraggio verso il verdastro, verde nerastro. Ecco, qui si vede all'interno la carne che ovviamente inizialmente è giallastra, che con un cambiamento di colore verso il blu, sommato al giallo, appare quasi verdastra. Un buon carattere per riconoscere con certezza questa specie è l'osservazione di una linea rossa che separa la carne dai tubuli. Per questo bisogna fare un taglio e però essere veloci nell'osservazione, perché poi il viraggio maschera un po' il carattere. Io taglio il fungo e subito si vedrà che il punto di passaggio dai tubuli alla carne è delimitato da una linea rossa. Questa linea rossa, che è caratteristica, è data proprio dalla colorazione della carne sottostante i tubuli, che è arancione rosso, carico, color mattone quasi. Questo fungo, che è ubiquitario, quindi molto comune sia nei boschi di latifoglie che in boschi di conifere, presenta una carne di gusto abbastanza dolciastro, è però da considerare tossico se consumato crudo e invece diviene commestibile dopo cottura completa o anche dopo essiccazione e cottura. Quindi è una specie che il raccoglitore può tranquillamente mettere nel cestino, però tenendo conto di queste avvertenze. È tutto per oggi, ci rivediamo con una nuova specie.